la febbre da MotoGP al Mugello il prossimo fine settimana. Gli importanti risultati raggiunti dalla Commissione Normative Fuoristrada sul progetto Impatto Zero e sulla problematica delle targhe nelle competizioni enduristiche. Contro la rovescia per gli appassionati di mototurismo per la 67esima edizione del Rally Film in Polonia. E come sempre, per concludere tutti gli appuntamenti sportivi e del mondo FMI del prossimo fine settimana e del palinsesto televisivo. Benvenuti ad una nuova puntata di FM Informa, il notiziario informativo settimanale della Federazione Motociclistica Italiana. E apriamo questa edizione con la MotoGP al Mugello il prossimo fine settimana per la gioia dei tanti, tantissimi appassionati della velocità. Quello che sta per arrivare nel prossimo fine settimana in Italia è uno degli eventi motoristicamente più importanti, se non forse il più importante di questo 2012. L'autodromo del Mugello infatti sta per aprire i cancelli a decine di migliaia di appassionati, pronti a prendere letteralmente d'assalto le tribune del circuito toscano per assistere al grande spettacolo della MotoGP, che giunge con questa tappa al Giro di Boa. I più grandi campioni della velocità contemporanea sono dunque pronti a confrontarsi a suon di staccate e sorpassi nelle tre categorie al via, la MotoGP, la Moto2 e la Moto3. Soprattutto in quest'ultima classe si concentrano gli interessi e le aspettative dei tifosi azzurri, perché a gareggiare ci saranno anche i due portacolori del Team Italia, Romano Fenati ed Alessandro Tonucci. Il primo motivato a difendere un prezioso piazzamento che occupa nella graduatoria generale, il secondo alla ricerca di uno spunto che possa farlo decollare verso una seconda parte di stagione soddisfacente. E cambiamo totalmente argomento parlandovi della Commissione Normative Fuoristrada e degli importanti risultati raggiunti sul progetto Impatto Zero e sulla problematica legata alle targhe nelle competizioni enduristiche. Ascoltiamo adesso Tony Mori, promotore dell'Enduro in Italia, e Marco Marcellino, coordinatore responsabile della Commissione Normative Fuoristrada. Impatto Zero è un progetto lanciato dalla LifeGate, che è la società che per prima in Italia ha riprodotto e portato sul territorio quello che è stato il protocollo di Kyoto. Tutto un progetto che la Federazione Motociclistica Italiana, attraverso la CNF, quindi con il presidente Marco Marcellino, si sta portando avanti proprio in Italia su quello che noi chiamiamo rispetto delle regole, ovviamente destinate al rispetto ambientale. Il nostro principale obiettivo è quello appunto di creare una rete che controlli in maniera tale l'attività territoriale, per evitare le sgradite sorprese che abbiamo avuto negli ultimi anni con delle normative legislative regionali, a volte anche provinciali, che di fatto impediscono l'attività fuoristradistica, e poi arrivare anche a una progettualità futura. Quali sono le difficoltà che gli appassionati dei fuoristrada hanno oggi? Ecco, il discorso è appunto la targa, che purtroppo non è stata fatta per l'attività fuoristrada e quindi va rivista. E soprattutto vanno riviste anche le moto, perché non possono contenere queste targhe, quindi o in una maniera o nell'altra bisognerà arrivare a una soluzione. E poi bisognerà educare i nostri praticanti, soprattutto quelli che praticano la ricreazione, l'escursionismo, in particolare nel trial e nell'enduro, proprio perché troppo spesso sono talmente farraginosi gli strumenti legislativi, le mappature stesse, che non sappiamo dove è vietato e dove è autorizzato. E proprio su quest'ultimo tema è di questi giorni la notizia che la Commissione Infrastrutture Trasporti della Camera dei Deputati ha accettato un emendamento che mira a concedere l'utilizzo di targhe speciali per le competizioni enduristiche di dimensioni ridotte rispetto a quelle previste nel Codice della Strada. E proprio questo emendamento viene ora inserito nel disegno di legge per la revisione del Codice della Strada stesso. E passiamo adesso al mototurismo, perché sta per iniziare la 67esima edizione del Rally Film in Polonia. Sale la febbre da Rally Film, la competizione più longeva e probabilmente più importante a livello internazionale per quel che riguarda il mototurismo. Teatro di questa 67esima edizione, che avrà luogo in Polonia, è la località di Bydgoszcz, presso la zona fieristica, in un'area delimitata da uno splendido giardino botanico a cui i partecipanti avranno libero accesso. La manifestazione, che vedrà radunarsi circa 2000 appassionati provenienti da tutto il mondo, prenderà ufficialmente il via alle ore 20 di giovedì 19 luglio, per poi terminare due giorni dopo. Il clou, come tradizione vuole, verrà raggiunto proprio nella giornata di sabato, con la spettacolare Parata delle Nazioni, dove tutti i mototuristi sfideranno raggruppati sotto la propria bandiera. Interessante è poi la proposta del motoclub romano MBC Touring, che come tutti gli anni dà l'opportunità, per chi ha più tempo a disposizione, di poter visitare con più calma la nazione organizzatrice del Rally Film. E passiamo ai principali avvenimenti sportivi e del mondo FMI del prossimo fine settimana. L'Italia alla riscossa.
Un Cairoli più arrabbiato che mai dopo la disfatta svedese, in cui ha ceduto il primato al belga Desai a causa di un doppio zero, torna in pista nel campionato mondiale motocross MX1 a Kegums in Lituania. Un'occasione da non perdere anche per la maglia azzurro junior impegnata nell'Europeo classe 250. Proseguono con un ritmo a dir poco tambureggiante gli internazionali d'Italia di Supercross, al terzo fine settimana consecutivo di gare. Weekend a gas spalancato anche per quel che riguarda la velocità italiana. Varano si accinge ad ospitare la quarta importantissima prova del campionato italiano pre-GP. A scendere in pista inoltre anche le Minimoto, che a Contigliano nelle varie categorie in programma verrà a battagliare tra di loro tutti i migliori specialisti a caccia di punti pesanti in graduatoria. Un altro appuntamento sportivo di sicuro richiamo infine è quello che riguarda lo Speedway, con il Flat Track Cup, che sarà di scena presso l'ippodromo Monte San Giorgio. Per quel che riguarda il weekend del mondo FMI, sono giorni caldissimi per il mototurismo, che a pochi giorni dall'inizio del Rally Film e dopo il successo registrato negli ultimi motoroduni presso lo Stevio e Madonna dei Centauri, propone due interessanti appuntamenti a Paliano e a Città della Brienza. Ed è davvero tutto per questa edizione. Prossimo appuntamento con FM Informa giovedì 19 luglio. Grazie per averci seguito e buon weekend!